una bellissima esperienza ed è stato proprio bello vedere l'approccio e la filosofia. E i bambini sono riusciti a condividere, a fare gruppo fra di loro e senza l'intervento dell'adulto. C'era tanto problem solving, c'era tanto condivisione fra di loro, riuscivano a scambiare gli oggetti, i giocattoli che volevano. Poi è stato molto bello anche vedere i bambini che hanno iniziato un gioco, per esempio hanno preso le canne e hanno iniziato a creare della musica. È stato proprio bello vedere questa esperienza e come si comportavano i bambini appunto con dei materiali naturali. Io invece ho seguito il gruppo dei genitori e quindi è stato bello vedere come anche gli adulti possono superare le loro resistenze e apprezzare il fatto che avere un contatto diretto con la natura possa essere arricchente, educativo e anche un po' liberatorio. Maestra Francesca, che ne dici di questa? Allora, giornata meravigliosa, un'opportunità di crescita professionale e assolutamente un'idea di educazione da sposare, nel senso vedo tante possibilità per il futuro della scuola in generale, ovviamente oggi della nostra scuola. Insomma, abbiamo visto come i bambini socializzano spontaneamente, inventano attività spontanee in natura, si sono integrati perfettamente, senza paura, senza limiti, anzi hanno veramente assaporato ogni momento di questa giornata, si sono stancati e divertiti molto, quindi vi ringraziamo di cuore di tutto questo. Grazie a te Francesca. Salve Erika, com'è andata? Oggi? Com'è andata? Una giornata organizzata benissimo, con questi centri di interesse interessantissimi per i bambini, e attraverso loro e tutti questi percorsi ho scoperto insomma come loro hanno usato una canna di bambù, cosa è parso per loro entrare dentro questo grande tunnel. Quindi ci sono state delle scoperte veramente veramente fantastiche per questi bambini, hanno usato il naturale per creare cose che nemmeno mi aspettavo, quindi una giornata veramente fantastica per noi e per loro. Da riproporre? Assolutamente dici? Sì. Ora facciamo un replay? Sì, come no, volentieri. Grazie. Veronica, piacere. Com'è andata oggi? Bellissima, è stata una bellissima esperienza, come dicevo prima ho studiato questo metodo ma non l'ho mai visto in pratica, quindi è stato veramente bello vedere appunto come i bambini hanno creato gruppo senza l'aiuto dell'insegnante, sono riusciti a condividere, a fare un cambio di gioco.